Villa Cidro è certamente il comune del Medio Campidano più importante nel quale si svolgevano le elezioni amministrative. Su 12.800 cittadini aventi diritto di voto, 9.930 sono coloro che si sono recati all'appuntamento, cioè il 77,05 degli aventi diritto. Si è imposta con un margine ampissimo Teresa Pani della lista centro-sinistra per Villa Cidro, che porta in comune 20 consiglieri tra i più votati della sua lista. Mentre è arrivata seconda Anch'io per Villa Cidro, che oltre ad Antonio Silanus si vede assegnati 7 consiglieri. Le altre due liste, Villa Cidro Futura e Progetto Villa Cidro, hanno visto attribuirsi un consigliere a testa, rispettivamente Jessica Pitao e Antonio Muscas, i due candidati a sindaco. L'articolo 40 della 267 prescrive che la prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.